Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nelle sedute del 5 e 6 maggio il Consiglio regionale ha esaminato il bilancio 2015 e il pluriennale per gli anni 2015-2017 della Regione. Sono stati illustrati gli oltre 250 emendamenti presentati in prevalenza dalle opposizioni che puntavano l'attenzione in particolare sulle politiche sociali. In chiusura il Consiglio è stato riconvocato, sempre sul bilancio, per il 12 maggio. Consultazioni online per due proposte di legge sui servizi di trasporto pubblico locale non di linea. Lo ha deciso la Commissione Trasporti riunita in sede legislativa. Il termine ultimo per presentare le memorie è il 19 maggio. La Commissione si riunirà giovedì 21. In Piemonte sono 6.000 le vittime dell'usura per un giro d'affari stimato in 700 milioni di euro. Se ne è parlato al convegno La famiglia al tempo della crisi, organizzato dalla Fondazione CRT, cui ha partecipato anche l'Osservatorio per il fenomeno dell'usura. Ernesto Ramoino, presidente Fondazione Antiusura CRT. La Salupa CRT Onlus è una fondazione antiusura che cerca di aiutare le famiglie in difficoltà, rimodellando i loro debiti e cercando soprattutto col consiglio e con l'amicizia, con la stima, gratuitamente di aiutare la famiglia a uscire fuori dalla crisi. Si è insediato il Comitato Diritti Umani, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale. Sono inoltre presenti due componenti dell'Ufficio di Presidenza, due consiglieri regionali, due ex consiglieri e 10 personalità esperte in materia nominate dall'Assemblea. Massimo Introvigni è sociologo. Oggi la libertà religiosa è uno dei diritti umani più violati, però la libertà religiosa non sta da sola, ma è inserita in un complesso, in una costellazione di diritti umani e o si difendono tutti o non se ne difende nessuno. Yunis Tofik, scrittore. I diritti umani in Iraq sono al limite dell'assurdo. ISIS non conosce i diritti umani, non conosce il valore della vita. Oggi siamo in una situazione talmente grave che purtroppo si sta allargando sempre di più e sta diventando una vera minaccia. Una pedalata in ricordo del 70° della liberazione delle staffette partigiane. È il messaggio di In Bici per la Libertà, promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata presentata a Palazzo Lascaris. Viaggio in Bosnia Erzegovina per il primo gruppo di 29 studenti di 5 istituti piemontesi che hanno vinto la 34esima edizione del progetto di storia contemporanea. Il concorso è promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Tornano dal 19 al 28 maggio nel cortile interno di Palazzo Sormani in Piazza Solferino a Torino gli appuntamenti in giardino, manifestazione promossa dalla Biblioteca della Regione. Concerti, libri, spettacolo in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti sul sito www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.